Allora, Massimo Quetzel, si parlava di costi. I costi di Sì. noi sono rilevantissimi per qualsiasi cosa. Vorrei riagganciarmi a quello che ha detto poc'anzi l'avvocato. I costi poi della giustizia sono diventati veramente una cosa insostenibile per i danneggiati, per chi deve affrontare un Certo. giudizio. L'avvocato diceva che le marchette possono anche arrivare a 1.500 euro di costo, ma non sono solo quelli, perché chi deve affrontare una causa, un giudizio e deve dimostrare un qualcosa, deve poi affrontare anche i costi di eventuali consulenze tecniche d'ufficio, dei consulenti di parte, e lì si parlano di migliaia di euro che una persona comunque deve anticipare, perché vengono sempre poste a carico dell'attore questi accertamenti, e le persone hanno difficoltà e non hanno delle volte nemmeno la disponibilità economica per poter pagare questi costi, e quindi sono costretti Assolutamente. a non procedere nell'azione giudiziale, e le compagnie lo sanno questo, perché per la compagnia una causa è una cosa normale che rientra nella gestione normale del loro lavoro. Per una persona, per un cittadino, per una persona che ha subito un danno, non è una cosa normale. La parola causa tante volte spaventa, perché c'è un'incognita, non si sa se va a finire bene, non si sa quale sarà l'esito, e soprattutto poi se si dovesse ricorrere in un appello perché il primo giudizio non è stato soddisfacente, ci sarebbero ulteriori costi e ulteriore dilatazione dei tempi, Ma perché quello, il problema sono, oltre i costi, anche i tempi. i I tempi tempi. sono una cosa, cioè uno Beh, dice faccio una adesso chi causa, ci può si aiutare? risolve. L'avvocato. Sì. Io credo che per un appello le date che fissano siano Qualche anno. incredibili, anni, cioè parliamo di anni. Una persona che magari è anche in pericolo di vita, perché il danno che gli è stato causato potrebbe anche compromettere questo, non è sicura. Mi viene in mente una causa che abbiamo seguito tra l'altro insieme io e l'avvocato, che durò 10 anni, di una signora che cadde. 10 anni, cioè, 10 anni, ma ma sono cose la reali cosa purtroppo nel nostro drammatica è che questa paese. signora, quando abbiamo iniziato la causa, aveva 81 anni e ha dovuto dimostrare le ragioni, e la causa è durata 10 anni. A 91 anni ha avuto la fortuna di vedere la La sentenza. sentenza ed è stata contenta. L'anno dopo ci ha lasciato. Io questa l'ho raccontata, è una storia che racconto nel mio libro. Ma poverina, lei ha subito 10 anni di vessazioni, di paure, di non poter vedere fine di questa storia, perché comunque l'età era importante. Senza raccontarvi tutte quelle che sono gli accertamenti a cui è stata sottoposta, la CTU, la ricostruzione del fatto. Ma mi ricordo c'erano tre avvocati che difendevano la diocesi di Padova, l'impresa di lavori che aveva eseguito i lavori nel Sagrato, e un'altra compagnia che assicurava, non mi ricordo chi. Comunque erano tre le compagnie che si erano costituite contro questa vecchietta che aveva un danno da 20.000 euro, Una cosa niente di così irrilevante. Ma quindi stare a irrilevante. speculare un po' sulle piccole cose, perché tanto sul piccolo riesci sempre a ottenere qualcosa, a meno che non faccia massa critica con altri. E Eh sì, purtroppo è quindi. quello. Io purtroppo poi, avendo fatto anche il mestiere di liquidatore per 10 anni, ho visto tante cose che non andavano Ma ci bene. sono soluzioni possibili, perché al di là di raccontare queste cose, purtroppo lo facciamo anche spesso con l'associazione dei consumatori e emergono queste aberrazioni, no? Da paese ovviamente non evoluto, ma involuto, perché sono cose che avvengono se non nel terzo mondo, lo sappiamo benissimo. Infatti anche lì siamo in Europa, bah, oddio, rivediamo certi parametri. Ma è possibile ovviare, cioè il cittadino ha in mano Beh, qualche cosa? Chiedo diciamo anche. sì, se vogliamo in qualche modo comunque cercare di individuare anche degli strumenti concreti, no? Per esempio, il fatto che oggi è prevista la possibilità contemplata dal nuovo codice delle assicurazioni e da una legge del 2006 per il soggetto che si trovi a dover intraprendere un giudizio nei confronti di una compagnia di assicurazione per un danno più o meno grosso, ha la possibilità di chiedere fin da subito, nell'ipotesi in cui ricorrono determinati requisiti, il cosiddetto acconto provvisionale. Ora, un tempo l'acconto provvisionale era subordinato alla sussistenza del cosiddetto stato di bisogno del danneggiato, però lo stato di bisogno molto spesso non è di facile dimostrazione, perché tu dovresti dimostrare che ti sei trovato in uno stato di bisogno per effetto dell'incidente. Molto spesso in realtà lo stato di bisogno antecedente. Ebbene, oggi c'è la possibilità, anche a prescindere
dallo stato di bisogno all'interno del processo di chiedere un acconto provvisionale. Questo è molto importante perché significa che tu riesci ad ottenere una somma pari che può oscillare da un 30 al 50% della presumibile somma che potresti ottenere alla fine del processo. Non è poco, perché significa che fin da subito, sussistendone determinati requisiti, io posso chiedere al giudice che emetta un provvedimento che ordini alla controparte di darmi, di liquidarmi un acconto. E se all'assicurazione. Se stiamo parlando di cifre consistenti, voi capite che anche un 30%, massimo un 50% della somma complessiva, può diventare qualcosa che aiuta il cittadino, che aiuta il soggetto danneggiato, che gli dà quell'ossigeno indispensabile per poter magari pazientare e arrivare fino alla fine del processo. Quindi qualche strumento c'è, no? Questo direi che questo che ho appena accennato è assolutamente di fondamentale importanza, perché te lo giochi all'interno del processo. Dopodiché io credo che sia anche una questione di moralizzazione di un settore. Moralizzazione di un settore cosa significa? Che è vero che ci sono molte cose che non vanno, è anche vero e va pur detto che nel corso degli anni si è selezionata anche una classe di professionisti capaci, io dico e ammetto, sia dalla parte di coloro che tutelano i danneggiati, sia dalla parte opposta, nel senso, attenzione, le assicurazioni hanno certamente dei punti critici che vanno messi in evidenza, ci sono anche all'interno dell'assicurazione, di questo credo possa darmene atto anche il mio interlocutore, moltissimi professionisti bravi e preparati che spesso con il semplice buon senso, quindi non parlo di applicazione di chissà quale cavillo, no, arzigogolato in punta, certo, di diritto, il semplice buon senso, una telefonata tra due professionisti preparati, uno che lavora e fa gli interessi giustamente della sua compagnia assicurativa, uno che lavora e fa gli interessi del danneggiato, riescono spesso a trovare una piccola quadra che però risparmia tantissimi problemi a colui che si trova nella situazione contingente della difficoltà, che è il cliente che ha subito il dramma. Risparmia molto spesso anche, comporta un risparmio notevole anche a buon pro della compagnia di assicurazioni, no? Che magari evita un giudizio che potrebbe portare alla lunga dei costi gravissimi anche alla compagnia e, aggiungo e finisco, molto spesso comporta anche un risparmio per la collettività, perché dico che ogni causa risparmiata, ogni processo risparmiato, grazie alla buona fede, all'intelligenza delle due parti, evidentemente è un minor costo per la collettività. Quindi io credo, e ripeto, possiamo chiederne conferma, che la maggior competenza nel settore che è maturata in questi anni, la maggiore sensibilità dovuta anche a libri come quello da parte di tutti, sta in qualche modo portando a far sì che forse gli strumenti per riuscire a tutelare il cittadino li troviamo non solo sul piano squisitamente giuridico del, certo, processo, ma anche sul piano extra processuale, pre-processuale, che è quello della cosiddetta trattativa. Esatto. Allora, avvocato, grazie anche al nostro imprenditore Quetzel di averci dato delle informazioni utili, senza dubbio, per risolvere le problematiche, sperando sempre di non incappare in queste situazioni, ma il calcolo probabilistico purtroppo prima o poi capita a tutti. L'importante è farlo, risolverle nel modo più consono e quindi supportati da professionisti del settore che ci agevolano il più possibile nei meandri delle leggi e delle complicazioni contrattuali. Grazie ancora a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani.